Inizia anche. Mio padre consumava tanto miele, aveva già 4 figli, la frontiera era aperta con la Svizzera e lui con la sua macchina, strada sterrata qui, andava a Stabio, c'era un apicoltore e gli dava il miele. Scoppiata la guerra, frontiera, le bare non si può più andare. Gli altri si erano busole. Ma le ho 4 famiglie di api. Qui c'era un parco, mica c'era la fabbrica, con quel bel giardino che ha. Ma le fa tutto il miele che vuole e si diverte. Siamo in un apiario sperimentale a Ambrosoli. In mezzo al bosco si allineano le case delle api. In esse assisteremo alla fabbricazione del miele. Questo nonno, che non ho mai conosciuto, che era un giovane apicoltore, che uno scienziato appassionato, mi sembra, che però ha avuto quella, diciamo, quello spirito creativo che è proprio caratteristico dell'imprenditore, di chi fa impresa, che crea veramente un'idea che poi risulta vincente, la sviluppa. Nel 1920 ha saputo che nel 1919-20 che in America portava, c'era l'apicoltura, ma era nomade, caricavano le api e nottetempo le portavano in un posto dove c'era la fioritura. Il nomadismo in Italia era relativo, mentre in questi anni si è accentuato di più proprio per sfruttare più le fioriture di montagna e di alta montagna, che sono zone dove è impossibile tenere gli alveari tutto l'anno. Allora, come portare gli animali in alpeggio, anche noi con le api le portiamo in alpeggio, in questo caso a fare del millefiori, del tiglio. Seguiamo la stagione, le api seguono la stagione e perciò una catena. Cioè, d'inverno, novembre, febbraio, il lavoro riguarda il laboratorio, cioè la preparazione dell'attrezzatura, del materiale. Poi fine febbraio, marzo, si comincia a uscire in campo, a visitare gli alveari, seguire il loro sviluppo. Ogni mese è diverso, perciò non è monotono e si adatta bene al mio carattere. La vita dell'api è fondamentale per l'uomo, per i prodotti che mangia. Fare l'apicoltore vuol dire conservare l'ape, dare vita all'ape e dare anche cibo poi all'umanità. Io non ho mai avuto paura delle api. Quando ancora ero piccola, qui nel cortile dell'azienda c'erano tantissime api. Mi ricordo che c'erano dei momenti della giornata in cui, appunto, probabilmente erano i momenti in cui si aprivano i fusti di miele, c'era più profumazione, profumo di miele, in cui c'erano queste nuvole di api. Familiarità, si può dire, ci sono un po' cresciuta vicino, ecco. Sono nato 8° figlio, fratello maggiore aveva 25 anni, un altro 24, c'era un movimento, papà era sempre in fabbrica, sempre lì, tutto il paese quinto lavorava sulla cosa. Io ho avuto la fortuna di vedere tutte queste cose da bambino e me le ricordo benissimo. Nel 23, sono 100 anni fa, mi pare il mese di maggio, è arrivata la accettazione, probabilmente lui aveva fatto una richiesta di associarsi alla Camera di Commercio, di regolarizzare tutto, perché all'inizio vendeva il miele forse come tenuta agricola, invece lui voleva fare la sua dieta e si è disegnato il proprio vasetto con 16 lati. Il miele è già pronto per essere consumato. Dopo la filtrazione l'attendono i plotoni di vasetti che, mossi con aggraziata precisione da un meccanismo, si riempiono di miele, vanno oltre senza una battuta d'arresto. Costantino studiava dai padri Scolopi a Genova. Mi sentivo raccontare che era stato un mese a Firenze, all'università, e che è tornato e ha detto: senti, io voglio lavorare con te. Allora, padre e figlio hanno fatto la loro società. Mio zio Costantino, che era il più anziano, me li ricordo tutti benissimo, un uomo molto elegante, molto anche affascinante.
Veramente l'uomo imprenditore, creativo, molto simpatico, anche se l'ho visto pochissimo. Papà ha detto: guarda, perché tu mi renda bene l'apicoltura, ma io ti mando in America. Ti mando in America un anno e lavori con apicoltori in America. Ha lavorato, ma poi è stato anche, ha fatto tante conoscenze. Tornato dall'America, l'idea era americana. Cosa facciamo? Non basta il miele. E lì è nata la sera. Le caramelle sono state, era l'obiettivo più grosso. Cioè lui voleva un prodotto a base di miele. Quasi quasi il miele tascabile. Ambrosoli. La prima pubblicità nel 34 l'aveva fatta, nel 33, vestendo tutti i facchini della stazione, novità assoluta, della stazione di Milano, perché probabilmente avrà visto in America cose del genere. Quando è entrato Costantino in ditta, i fratelli erano due, Costantino e Francesco, differenza un anno. Naturalmente mio papà ha dichiarato chiaro, ha detto: guardate, per esperienza due non vanno mai d'accordo, in ditta ne entra uno solo, adesso c'è Costantino, cioè, tu fai la tua carriera, io ti aiuterò, perché non è giusto, ti aiuto, ma mai lavorare assieme. Francesco era molto bravo in matematica, così, si è laureato in Bocconi, appassionato, conosceva tutti, poi commercialista, lui faceva il commercialista. Il periodo del maggior sviluppo dell'azienda è stato nel 37-38. Era arrivata al top, perché partiva il miele, c'era già la cera, la paglia di ferro per i pavimenti, c'era la paglietta di lana, la lana d'acciaio per le pentole, che unica in Italia, unico stabilimento in Italia, quindi chiuso per la guerra. Finisce la guerra, entrano con Costantino, che i due fratelli minori che comanda, e vanno avanti fino al 47. Nella vita non si sa mai, perché nella vita erano tutti, anche gli antenati, molto viaggiatori e molto, tante volte, esterofili, andare all'estero. Succede che nel 47 Costantino dice: voglio vedere Francesco, l'altro lo vede e dice: ho deciso di emigrare. Qui ho fatto tanta esperienza, mi piace farlo all'estero per conto mio, quindi tu prenderai il mio posto. Sette zii, uno diverso dall'altro, devo dire, io li ho vissuti tutti, perché, allora, partiamo dal primo, l'ho vissuto meno perché era quello che viveva in Sud America, però le poche volte che sono andata in Cile dove viveva, grande accoglienza, una persona incredibile. Poi adesso a risentire i racconti di mio papà, a leggere il libro, quello che ha fatto, era veramente uno scatenato. Perché lui ha preso la famiglia, moglie e due figlie che avevano tipo 8-10 anni all'epoca, e si è trasferito in un paese che non aveva mai visto. Papà era dispiaciuto vedere andare via Costantino, però era contentissimo perché comprende i due fratelli diversi, ma sempre però con la stessa mentalità. E quindi Francesco ha cominciato.
Mio zio Francesco lo ricordo molto bene, perché innanzitutto abitavamo nello stesso palazzo a Milano e poi perché quando ho iniziato a lavorare qui da giovane laureata lui era il presidente dell'azienda e quindi il capostipite, e quindi me lo ricordo, era un uomo dalla personalità forte, che incuteva anche un certo timore. Molto simpatico, molto affettuoso, devo dire, molto severo, perché lui era responsabile della parte amministrativa. Io quando ero qua e giocavo, quando arrivava lui io zac, sotto le scrivanie mi nascondevo, sotto le sedie, perché avevo paura, cioè se lui mi vedeva in ufficio si arrabbiava ovviamente, perché distraevo, davo fastidio, così. Quindi erano tre fratelli, Francesco, Carlo e Paolo. Carlo era il mio mito, lui era iniziato proprio come chimico, poi era passato nella parte commerciale, quindi la mia interazione in azienda con lui purtroppo era limitata, però ci incrociavamo sempre, sì. Mio zio Carlo, che lo ricordo fino alla fine, nel suo pessimismo che era quasi umoristico. Quando ho iniziato a lavorare qui, ecco, diciamo, della famiglia Ambrosoli, che frequentava assiduamente il reparto produzione, appunto c'era il dottor Carlo. Invece poi ho avuto proprio un contatto stretto con il signor Paolo per tanti anni. Il signor Paolo Ambrosoli era quello che si passava quasi tutta la giornata, perché lui girava nel reparto, seguiva sia la manutenzione nel reparto, seguiva un po' tutto, era lui. Mio nonno è stato un po' il faro da quando ero piccolino. Crescere a Ronago, avendo sempre lì l'azienda vicino, mio nonno lo vedevo tutti i giorni, sai, anche magari a casa si parlava della ditta, e sai, arrivata una certa età il desiderio di entrare in azienda era tanto. Lo zio Paolo lo vedevo tutti i giorni, si occupava di tutto quello che sono gli impianti, la manutenzione dello stabile, tutto quello che erano le macchine, quindi con il laboratorio aveva molto a che fare. Ogni tanto io gli dicevo: guarda che c'è questa legge, infatti era, perché lui era abituato a lavorare in maniera più snella, come si faceva una volta, e quindi tutti questi ingessamenti li viveva poco bene. Però poi dopo, persona molto, era sempre arrampicata da qualche parte a sistemare. Una volta mi aveva chiesto di accompagnarlo sul tetto perché doveva vedere, non so, un buco che c'era sul tetto, ma aveva già quasi 90 anni. Io ero lì per il lavoro estivo e l'ho dovuto accompagnare sul tetto. Lui doveva essere presente in ogni dove dell'azienda e doveva vedere con i propri occhi dove era il problema, capito? Lui è morto il 1 settembre del 2010, io sono entrato in azienda il 5 settembre del 2010, quindi ormai sono 13 anni che lavoro in azienda. È un po' una continuazione che vedo, cioè sono andato via lui e ho preso io, cioè ho iniziato io, quindi la vedo un po' come un passaggio di consegna, ecco. Io, come tradizione, ero all'Università di Chimica Industriale a Milano. Qui c'era Francesco che dirigeva la ditta, e che poi io avevo studiato e vissuto in casa sua, aveva 24 anni più di me, quindi era come un padre. Lui e gli altri due mi hanno detto: no, tu adesso da vieni a Ronago, però vai prima in America. C'era una partecipazione paritetica a livello direttivo di quattro fratelli che hanno sempre deciso insieme, scelto insieme, operato in condivisione per tutti gli anni della loro vita professionale. E secondo me questo ha una ragione di questo successo, perché non è facile andare d'accordo e rispettarsi così bene per così tanti anni, è stato proprio anche l'elemento educativo, formativo che loro hanno ricevuto in famiglia dai genitori. Mai c'è stato un dissidio, una cosa. Francesco che aveva in mano tutta l'amministrazione, Paolo sempre da una parte, Carlo era nella parte, diciamo,
vendite, contratti, perché nasceva la distribuzione, quelle cose. Io ero un laboratorio, un po' nella pubblicità, quelle cose. Però era sempre stato un intercambio. C'era ancora la mamma, alle 8 del mattino, tutte le mattine eravamo qua, colazione e poi fuori a lavorare. Causale ha cominciato nel 50 rotti, noi l'abbiamo fatto il primo, mi pare, nel 67. Oh, quando c'è stato il Carosello c'è stata un po' di discussione dei fratelli, perché costava talmente tanto che dicevamo, vi dirò, 6 trasmissioni, 6 volte, ogni 12 giorni. Costava l'ira di Dio. Solo la RAI costava più di 40 milioni di lire. Era una cosa. Ecco perché non l'avevamo fatto mai prima. Poi abbiamo avuto esempi, per esempio, di te che sono cresciuto grazie a quello. Insomma, la trasmissione al martedì. Al lunedì dopo sento che sulle funivie in montagna la gente cantava la canzone. Ha fatto un boom completo. Ambrosoli, miele e caramelle presenta Dolce Mammina. Bella, dolce cara mammina, la più bella mammina. La 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 la, bilibibo, bilibibo, la la la. Piccola quando diciamo c'è stato lo sviluppo anche del brand attraverso anche le prime iniziative pubblicitarie che allora erano molto viste, come il Carosello che tutti abbiamo guardato, che hanno lasciato, insomma, sono un ricordo anche quello, anche familiare, anche di abitudini familiari mie come quelle di tantissime famiglie. Per un dolce pensiero, i dolci prodotti Ambrosoli. Caramelle al miele Ambrosoli. Dentro c'è proprio il miele. Ambrosoli, che bontà! La sirena è una... è un tratto distintivo quasi del paese, perché scandisce proprio i tempi del lavoro, della pausa. Suona 4 volte al giorno, la mattina alle 8, poi a mezzogiorno, alla ripresa dalle 1:30 e la sera alle 5:30. Io me la ricordo da bambino che da casa mia la sentivo, per cui penso che sì, a mia memoria c'è sempre stata. Questa foto qui deve essere un arrivo del Giro d'Italia a Salerno. L'azienda, soprattutto anche in anni lontani, ha sempre sostenuto, sponsorizzato iniziative sportive anche di notevole rilevanza e di importanza. Secondo me il miele è un prodotto veramente... in questo senso che risponde perfettamente, ecco, a questo tipo di esigenza. Speriamo di arrivare alle Olimpiadi, perché abbiamo le Olimpiadi davanti. Sono arrivato in questa azienda perché il papà di un mio amico lavorava qui e ci ha messo una buona parola, ha parlato con signor Paolo, sono venuto per un colloquio e non sono più uscito. Io ho sempre lavorato dal primo all'ultimo giorno nel reparto produzione caramelle. Caramelle mu, toffee, c'erano le caramelle con la marmellata, caramella al miele e il latte miele, le più famose.
le caramelle frizzanti che appunto per la maggior parte vengono esportate negli Stati Uniti. Sicuramente il mercato statunitense è molto grande, molto più grande del nostro, e cambia in continuazione. Noi magari siamo un po' più statici in Italia, siamo un po' più legati alle vecchie tradizioni, magari su ricette di caramelle che, sai, sono quelle e devono rimanere tali. Invece l'America sperimenta tanto. In questi anni abbiamo prodotto tante nuove caramelle, loro si lanciano molto, diciamo, nel mercato. Quando vedo gli incarti sento ancora i profumi, perché certe caramelle non ci sono più. E adesso, rivedendo anche gli archivi dei vecchi prodotti, mi ricordo quali erano le caramelle che da bambina mi piacevano moltissimo, ad esempio quelle che erano ripiene di marmellata, che avevano una forma rettangolare allungata bellissima, che oggi difficilmente si trova anche per ragioni pratiche. Le mie preferite rimangono sempre quelle al miele. Era il latte miele, a me piace il latte miele. È il latte miele per me, perché è una gran caramella. Quando si fa la latte miele c'è un profumo che, cioè, veramente, cioè, ti rende felice. Ed ora una dolce sorpresa. Dal buon latte, dal buon miele, caramelle, latte miele. Latte miele Ambrosoli, che bontà. Abbiamo provato con le marmellate, per esempio. Marmellata fatta con il miele al posto della aggiunta di zucchero, e non è andata. Vai a sapere, abbiamo sbagliato l'etichetta, ci sono troppe marmellate, il mercato era sovraffollato, magari il prodotto non andava bene, magari non era pronto il mercato, bisogna essere pronti a riprenderlo dopo, rivestirlo magari in un'altra maniera, modificarlo, insomma non bisogna arrendersi. Una volta caramella, gelée alla liquirizia. In reparto si sbagliano e dosano doppia dose di liquirizia. Viene sul capo reparto disperato: oddio, ho sbagliato la ricetta, ho messo. La caramella è venuta buonissima, ma buonissima. Allora abbiamo guardato anche i costi, i calcoli, perché, cioè, non è che se sbagli poi. Invece si stava dentro e è diventata la formula definitiva. Casa di famiglia, dove venivo da piccola a fare parte delle vacanze, quando mia nonna si trasferiva in montagna, a Lemna, sul lago di Como. Noi venivamo dal 20 di agosto fino all'inizio delle scuole, che una volta iniziavano a ottobre, quindi era tutto il mese di settembre. E venivo qua con i miei fratelli, ovviamente i miei genitori, e per me era stare quasi in un parco di divertimenti, perché vivere nel centro di una fabbrica di caramelle, dove c'era tutta la produzione, la confezione, le caramelle, poi c'era tutta la parte del giardino, dove c'era l'orto, c'era il cane, c'erano i conigli, le galline, c'era la parte dell'ufficio, quindi andavo su, c'erano le macchine da scrivere, la cancelleria. Per una bambina di 8 anni questo era un paradiso. Questa nonna che era un po' la capostipite, la guida un po', no, per i figli, per i nipoti, questi lunghi periodi di vacanza che trascorrevo qui, perché mio padre lavorava e ci portavano qua in vacanza nella casa della nonna. Ho moltissimi ricordi di quando scappavo in ufficio, di quando cercavo, mi mettevo, perché logicamente allora il contesto era ancora più informale, familiare, quindi mi mettevo, volevo lavorare nella scrivania dei vari impiegati. Ce n'erano alcuni a cui ero poi ovviamente più affezionata, di quando di nascosto la sera facevamo i giri, non so chi l'abbia mai saputo, in azienda, in fabbrica proprio, nei vasconi di caramelle. Quindi tutti questi ricordi anche di giochi, ma anche di profumi. Cioè sentire questi profumi familiari proprio di casa. Quindi, diciamo, questo sistema di famiglia, di grande famiglia, è una cosa che mi sono portata sempre, sempre, sempre dietro, insomma. Qui era tutto bellissimo, giardino. Poi ogni tanto mio papà, un fratello Paolo, decidevano di fare su
un locale. Mia mamma piangeva perché vedeva il giardino, l'orto, tutto andare, c'era piante della frutta, una meraviglia era. Lui aveva la passione della medicina. Io mi ricordo che stavamo insieme a Milano in casa del fratello Francesco. Io andavo a dormire la sera, solo alle 10, alle 2, alle 3 di notte, lui era sempre lì su un tavolino che studiava, una cameretta piccolissima, c'erano cioè due grandi tavolini, e studiava con la luce azzurra. E dice, ma scusa, perché la luce azzurra? Guarda, perché stanca di meno la vista. Lo zio speciale, Giuseppe, lui me lo ricordo molto bene, da bambina, e mi ricordo anche l'ultima volta che l'ho visto, era venuto in Italia, quindi un anno prima che morisse, era a casa mia a Milano, io stavo studiando all'università, per cui mi ricordo bene questo fugace incontro, due chiacchiere, il suo sguardo, una cosa che mi è rimasta molto impressa. Particolare, sì, tutti felici sempre di averlo, gli scrivevo le letterine, mi ricordo quando ero piccola. Era una persona incredibile, infatti si è visto. La cosa che mi colpisce e mi piace moltissimo è che lui ha voluto unire la professione, quindi la professione di medico, che è una professione che per definizione è dedita alla cura delle persone, con la sua scelta molto radicale e anche molto forte, perché adesso sembra tutto scontato, ce la siamo raccontati moltissime volte, però alla fine degli anni 50 decidere di lasciare, oggi la chiamiamo comfort zone, comunque delle prospettive sicure, certe, per andare in mezzo al nulla, dove non c'erano i sistemi e i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, con una serenità anche, con tanto coraggio e anche tanta solitudine che ha vissuto. Lui è arrivato alla fine del 56. E c'era un piccolo dispensario per la maternità gestito dai padri comboniani e dalle suore comboniane, e avevano bisogno di un medico, e quindi lui lì è arrivato da giovane missionario comboniano e ha incominciato a dare vita a quello che era il sogno di sviluppo di questo dispensario. Quando lui è morto ha lasciato questo ospedale perfettamente funzionante, attrezzato, 300 posti letto nel mezzo del nulla. Quello che ad esempio mi ha colpito fin da giovane è che lui ha avuto subito proprio una visione molto chiara, molto definita di quello, del suo sogno, di quello che era il suo sogno che avrebbe voluto realizzare. Io, noi in fondazione parliamo sempre del sogno di Padre Giuseppe che noi vogliamo portare avanti. Il 20 novembre 2022 è stato beatificato in Uganda, è stato un processo molto lungo perché la causa è stata aperta nel 96 dall'arcivescovo di Gulu, e una cosa che ricordo con grande gioia era il 2019, quando è arrivata la proclamazione ufficiale da parte di Papa Francesco della futura beatificazione, io ero a Kalongo. Essere lì e vivere lì questo traguardo, al di là del fatto che uno possa credere o non credere, però comunque i segni che ha lasciato questa persona sono speciali. '86 manca il primo dei quattro, Francesco. Manca lui, rimaniamo in tre. Però c'era la sua famiglia, suo figlio era commercialista. Un giorno nessuno mi dice, guarda, che non è una ditta, una società di avere il presidente. Gli altri due hanno detto, Carlo e Paolo, che avevano uno 16 anni e l'altro aveva 10 anni più di me. O 13 anni più di me,
lo faccia Sandro, ho cominciato volentieri e sono rimasto fino adesso, adesso finisco presto perché sai, tutto c'è un limite, senza fare cose nuove rimaniamo fermi, immobili. Questa sirena? Dice ad andare a mangiare. Va bene? Bene, andiamo. Va bene. Allora. Sì, sì. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie a te, figurati. It's a whole new, brand new, brand new, whole new thing.